Ciao, sono Jill, sono tornata con un altro esercizio, un esercizio eccellente per l'interno coscia, io li chiamo romboidi, e sono romboidi perché dovete immaginare di tracciare un romboide con i piedi e con le ginocchia, ok? Mettete i piedi sotto natiche, ok, per proteggere la schiena, suole dei piedi insieme e facciamo leggere verso basso. Ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tendi verso su, e su e giù. Stendi provando di schiacciare l'interno coscia, come se ci avesse una palla invisibile tra le cosce, ok? 4, 3, 2, continui. Su, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e solleviamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccellente per l'interna coscia e ti aspetto proprio qui con la nostra Turbo Gag e le prossime esercizi insieme. Ecco un esercizio eccellente per il vostro basso addome. Allora, vi chiedo di mettere le mani sotto le natiche, ok? E cominciamo a proprio fare una forbiciata, ok? Forbiciate addominali sono tesi, 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 ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, divarica e batti i piedi. E relax. E allora facciamo un'altra volta, di nuovo giù, andiamo, 8, 7, 6, tieni addominali tesi, 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 4, 3, 2, divarica le punte e batti i talloni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ci manca ancora uno, gli addominali rimangono tesi, ok? Se ti devi interrompere, interrompi se è necessario, però poi ributtati nella mischia appena possibile, ok? Rifacciamolo, ultima volta, mani sotto i fianchi e siamo pronti, andiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 divariche le punte e tallone contro tallone, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Recupero e ti aspetto al prossimo esercizio insieme per il nostro Turbo Gag. Allora, andiamo a fare un allenamento per il nostro interno coscia, molto veloce, ok? Perché è molto breve ma molto intenso. E andiamo a fare un grand plié in chiusura però, così facciamo 1, 2, 3 e in chiusura. Quando chiudo devo tirare dentro i glutei e schiacciare l'interno coscia, che okay? Diventare molto compatta, ok? Così 1, 2, 3 e chiudo, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, squeeze, viene in italiano, in inglese, squeeze, che vuol dire stringere, 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 su, scendo, 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 squeeze, e scendo, 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 e chiudi, vai, 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 grande, su, easy, e tira, 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 tutto, anche addominali, tira tutto insieme, e su, tira, e su, ok, ancora 10, 2, 3, chiudo, 9, chiudo, 8, chiudo, 7, chiudo, 6, chiudo, 5, spingi, 4, 3, 2, e 1, ah, relax, come ti ho detto, breve ma molto intenso, e andiamo sul prossimo esercizio insieme, e spero che ti stai trovando molto bene con il mio Gag Turbo, a presto, ciao! Per un altro esercizio insieme per il nostro Turbo Gag, il nostro Turbo Gag. Allora, sedetevi su un gluteo soltanto, ok? Stenditi, dobbiamo sollevarci e scendere su e giù. 4, 3, 2, rimango su, tengo la posizione. Tieni, ancora, ancora. 4, 3,
2, scendi giù di nuovo, and it's 4, 3, 2, tengo la posizione più che puoi, tieni gli addominali tesi, 4, 3, 2, e cambi lato, ci piace. C'è turbo gag, tutto, tutto, tutto per la nostra butt and gut, come si dice in inglese. Ok? Andiamo su e scendo. E 2, 3, 4, rimango su, tieni la posizione. 4, 3, 2, e scendo giù di nuovo. Giù e su. 2, 3, 4, ancora. One more, ancora uno, e teniamo la posizione, 4, 3, 2, and stop. Ecco, un altro esercizio fatto insieme. Complimenti e vi aspetto alla prossima.